Ciao ragazzi, sono Alessandro, il tutor di matematica, fisica, logica e geometria. Oggi vediamo altri due esercizi di matematica, dovreste vedere l'esercizio sulla destra. Abbiamo calcolare l'area della superficie, l'area della superficie totale di un parallelepipedo rettangolo avente le dimensioni di 36, 27 e 28. Allora, qua solitamente avete dubbi sul capire che cosa sono le dimensioni. Le dimensioni di un rettangolo non sono altro che di un parallelepipedo non sono altro che la larghezza, la profondità e l'altezza. Quindi se andiamo a disegnare un parallelepipedo che è una normalissima scatola, possiamo pensare, ok? Quindi una cosa di questo tipo qui. Ok? Ora, un disegno non sarà preciso, però l'idea è quella che dovete avere, ok? Una cosa del genere, ok? Avremo che i dati sono 36, 27, 28, quindi non so, mettiamo 36 sull'altezza, 26 e 27, giusto? O 27, 28, 27, 28. Quindi abbiamo qui 27, 28, 27 e 28. Ok, allora ora. Come si calcola la superficie totale di un parallelepipedo? La superficie totale di un parallelepipedo è la somma di tutte le superfici. Quindi andiamo a vedere che superfici abbiamo all'interno del parallelepipedo. Abbiamo sicuramente le due facciate di base, che quindi saranno date da quest'area qui, che è un rettangolo, 27 per 28. Quindi l'area di base, essendo 2, mettiamo un 2 per 27 per 28. Ok? Dopodiché abbiamo le altre quattro facciate che costituiscono la superficie laterale, ma la superficie laterale sarà costituita da due rettangoli che sono questo qui e quello speculare che è qua dietro, ok? Questo qua sarebbe, ok? Che hanno una dimensione 27 e una 36 e quindi l'area di questo rettangolo qui si calcolerà area di base uguale a 36 per 27 per 2, perché? Perché appunto abbiamo due facciate, quindi in questo modo qui. L'ultimo invece abbiamo area di base uguale a 28 per 36 per lo stesso principio, per 2 perché sono altre due facciate, quindi 2 per 28 per 36 e quindi otteniamo anche le altre due facciate. Ovviamente bisogna sommare tutto, ok? Quindi andiamo a calcolarle, purtroppo questi calcoli li dobbiamo fare, e quindi abbiamo il primo che è 2 per 27 per 28, che fa 54 per 28. Andiamo a calcolarli, 54 per 28, 8 per 4, 32 con 3, 5 per 8, 40 con 3, 43, più abbiamo 1, 0, 54 per 2 fa 108, quindi questa cosa qui risulta 1512, ok? E questa è la prima. Dopodiché abbiamo 2 per 27 per 36, quindi abbiamo 54 per 36, e quindi 6 per 4 24 con 2, 5 per 4 30 con 2 32, più 0 uguale, 54 per 4, 4 per 3 12 con 1, 5 per 3 15, con 1 16, quindi 1620. Più 324 ci esce 1944, mentre l'ultima è 2 per 28 per 36, che quindi fa 56 per 36, ok? E quindi 56 per 36, che ci esce 6 per 6 36 con 3, 6 per 5 30 con 3 33, più 6 per 3 18 con 1, 5 per 3 15 con 1 16, 1680 più 336. Qui dovete fare il calcolo, quindi c'è 6, 1, 0, 2, ok? 2016. L'area totale, la superficie totale, sarà quindi area totale uguale a 1512 più 1944 più 2016. Allora, molto comodamente questo 6 andrà al 4, ok? Ci aiuta a fare meglio i calcoli, quindi 1944 più 16 fa 1960, 1960 più 2000 fa 3960 e quindi abbiamo 1512 più 3960 che ci esce, allora, 2, 7, ok, 5 più 9 fa 14, quindi con 1 5472, che è la nostra risposta.
Ok, andiamo all'altro esercizio. Il secondo esercizio di oggi è con quale delle seguenti terne di segmenti espresse in centimetri, è possibile costruire un triangolo. Allora, questa qui si chiama disuguaglianza triangolare. Voi non potete costruire un triangolo se un lato è maggiore della somma degli altri due. Questo cosa significa? Che dovete andare a prendere all'interno della terna, il lato più grande, quindi in questo caso nel primo sarà 33, nel secondo 45, poi abbiamo 13, poi abbiamo 19, fare la somma degli altri due. Se questa somma è più piccola, il triangolo non potete costruirlo. Se questa somma è più grande, potete costruirlo. Quindi andiamo a verificare un po' tutti. Questo lo lascio lì. Ok, abbiamo il primo che è 20, 33, 17. 20. 33, 17, il secondo è 20, 45, 14, sono 24. Ok. 24, il secondo, il terzo è 13, 4, 4. 13, 4, 4. E l'ultimo invece abbiamo 19, 8, 5. 19, 8, 5. Ok. Ora, che cosa succede? Succede che se qua prendiamo il più grande è 33, la somma 20 più 17 invece fa 37. 37 è più grande di 33, quindi va bene. Se andiamo a verificare gli altri, 45 è il più grande, 20 più 24 fa 44, che è più piccolo, quindi non va bene. Questo qui abbiamo 13 che è il più grande e 8 che è la somma, quindi non va bene. Ok, 19, 8, 5, 19 più grande, 8 più 5 fa 13, e quindi non va bene. Benissimo, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao ragazzi.